spacco la faccia! A chi spacchi la faccia? A chi spacchi la faccia? Guarda, Filippo, che ti metto le mani addosso, lo sai! Sempre questa cosa della violenza, bravo, complimenti, la violenza, bravo! Sei un bravo. Coglione! E tu sei un vecchio, va bene? Deficiente! Testa di cazzo! Ernesto, Filippo, insomma, testa, smettetela! Allora avevo capito bene! Se tu sei superato, non vuoi essere al passo coi tempi, chi oggi non si aggiorna su quello che accade in rete è un ignorante, va bene? Allora, se è così, caro Filippo, beata ignoranza! Sì. Sai che me ne faccio di quelle minchiate che girano su internet? Io leggo i periodici, i quotidiani, ignorante analfabeta! Ah, io analfabeta? Ma siamo nel XXI secolo, io il giornale me lo leggo online, capito? Invidioso! Invidioso di cosa? Invidioso. Di cosa? Ma sta buona, andovali. Di cosa? Ci scommetto che tu non esisti neanche una settimana senza computer o cellulare. E io scommetto che tu in una settimana non riesci nemmeno ad accendere un cellulare, capito? E allora scommettiamo, che si vuole? Scommettiamo che non ci riesci. Scommettiamo che... Scusate, vi starete chiedendo perché stiamo facendo a botte, non è mia abitudine, ma questo decerebrato... Decerebrato, ma ti stai fermo che stavo parlando, ma lo vedi? Ah, scusate, mi ero accorto. Mi hai dato molto mano a braccio. Ma sì che non te l'ho rotto. Scusi, professore, non è che gli darebbe il cazzotto sul braccio che me lo so perso? Silenzio! Per favore! Sì. Vi presento il vostro nuovo collega di matematica, il professor Perugini. Buongiorno. Ciao ragazzi, è un grande piacere conoscervi. Beh, per fortuna c'è stato questo decreto della buona scuola e gli ha permesso di avere una cattedra. No? Quanto tempo è stato in graduatoria? No, mica tanto, 15 anni. Cosa ci fai qui? Quello che ci fai tu? Stanno proprio raschiando il vanile al ministero. Vi conoscete? Sì, ho avuto la sfortuna. Diciamo che avevamo un'amica in comune. Forse, se resto qui, ferma, immobile, questo torpore mi farà la grazia di arrivare al cuore e al cervello. Caruccia Marianna, L'avevamo conosciuta subito dopo la maturità, frequentava un corso di teatro amatoriale. E infatti ci siamo iscritti subito anche noi. Lei naturalmente si è subito invaghita di me e ci siamo messi insieme. Ma era molto immatura, aveva solo 20 anni. Zitto, zitto, adesso parlo io. Mondo cane, credo che mia moglie sia fedele e nello stesso tempo credo che non lo sia. Credo che tu sia onesto e non lo credo. Voglio delle prove, prove, prove. Bella bimba. Guardate com'era conciata, sembrava Bob Marley. Aspetta a parlare, guarda.